Un'antichissima leggenda racconta che quando dalla spuma delle onde marine nacque la Venere Tirrenica, il gioiello di cui la divinità era adorna si ruppe e le sue gemme precipitarono in quel tratto di mare dove in seguito sarebbero emerse le isole dell'arcipelago toscano. Nata anch'essa dai riflessi del monile divino, Montecristo, incorrotta e solenne, staglia la sagoma massiccia sul più lontano orizzonte dell'arcipelago. Inospitale, quasi orgogliosa della sua solitudine, è da sempre considerata la più misteriosa e affascinante delle isole toscane, percorsa in ogni epoca da leggende e invenzioni fantastiche. Castello di granito chiaro che evoca all'interno dei bastioni scoscesi l'imperturbabile essenza del più arcaico mondo mediterraneo e si mostra come l'ultimo baluardo inespugnabile della natura selvatica tirrenica. Al di là dell'atmosfera incantata in cui l'hanno avvolta i miti, Montecristo si rivela oggi come un ambiente che ancora conserva caratteri di estremo interesse sotto il profilo naturalistico e paesaggistico. Può essere infatti considerata come l'unica isola dei nostri mari che non sia stata invasa e alterata irreparabilmente dall'uomo e dove non è tuttora impossibile leggere le tracce dell'antichissima storia naturale del Mediterraneo. Proprio per proteggere le peculiarità ambientali, botaniche e faunistiche ancora presenti, Montecristo è stata proclamata a partire dal 21 maggio del 1971 riserva naturale, allo scopo di salvaguardare gli aspetti naturalistici che fanno di essa una stazione di grande importanza per la scienza e la ricerca biologica. Distante 29 miglia marine dall'isola del Giglio e 24 da Marina di Campo, nell'Elba, Montecristo staglia la sua mole conica sullo sfondo delle cime della Corsica, da cui dista poco più di una trentina di miglia. La particolare scabrosità e l'inaccessibilità del suo rilievo hanno poi fatto il resto, rendendo l'isola sempre profondamente ostile ad ogni tentativo di colonizzazione umana. Ancora oggi è praticamente disabitata, se si fa eccezione per la famiglia del guardiano che vi risiede tutto l'anno. Montecristo è uno scoglio che si eleva ripido al di sopra di un precipizio sottomarino. La costa, che si sviluppa per un perimetro complessivo di appena 16 chilometri, è frastagliata, a picco sul mare, e non consente approdi sicuri, nonostante le numerose insenature. Per questo, alla gente di mare di ogni epoca, l'isola ha sempre fatto paura. Le sue calanche offrono pareti inaccessibili e l'unica cala dove è consentito un attracco meno disagevole è quella maestra sul versante nord-occidentale che si apre al termine del vallone omonimo verde di pini e di eucaliptus. Vasto appena una decina di chilometri quadrati, questo scoglio ellissoidale è costituito da un unico, gigantesco blocco di roccia, un plutone granitico che si eleva sulla piattaforma continentale sottomarina fra la Corsica e la penisola italiana.
La roccia granitica rivela una struttura porfiroide con grandissimi cristalli di felspato, i bianchi prismi di ortoclasio, che in certe ore della giornata sembrano scintillare al sole come strani diamanti grezzi. Il granito, che affiora ovunque fra la poca vegetazione arbustiva, costituisce il carattere più tipico del paesaggio isolano, presentandosi variamente colorato, in grandi sferoidi e mammelloni, in vaste spianate oblique, chiamate volgarmente liscioni, prive di fessure e di appigli. In prossimità del mare e sui rilievi, dove più forte è l'azione degradante degli agenti atmosferici, il granito assume forme singolari e fantastiche, disseminando il paesaggio di note bizzarre. L'erosione modella la roccia in una vasta gamma di forme plastiche, fra cui fanno particolarmente spicco i pozzi cilindrici scavati dal moto vorticoso dell'acqua e del vento. Completamente montuosa, Monte Cristo raggiunge i 645 metri di altitudine sul Monte della Fortezza. Un rilievo centrale che si sviluppa in direzione nord-sud collega questa vetta con la più meridionale cima dei Lecci, determinando uno spartiacque da cui degradano sproni rocciosi divisi da profondi valloni. Durante il periodo delle precipitazioni, sul fondo delle strette incisioni vallive scorrono torrentelli relativamente ricchi d'acqua. Quelli che tra essi presentano lo sviluppo più importante nascono dal collo fondo e dal collo dei Lecci e confluiscono nel vallone di Cala Maestra, dove si raccolgono assicurando l'approvvigionamento idrico dell'isola. All'alimentazione dei brevi corsi d'acqua contribuiscono alcune sorgenti perenni che sgorgano in vari punti del territorio. In alcuni punti le lame d'acqua che affiorano tra i lastroni di granito luccicano in lontananza, producendo effetti di grande suggestione. La diffusa presenza di acqua dolce vivifica l'aspra natura isolana, attirando intorno a sé una ricca vita biologica, interessante e diversificata. La vegetazione caratteristica delle zone umide è prevalentemente costituita da carici, da scirpi e dall'abbondantissima felce aquilina, che in molti casi raggiunge l'altezza di un uomo. Le sue foglie coriacee, di colore verde chiaro, sono leggermente incurvate a guisa d'ala d'uccello, così da giustificarne il nome. Nei fondovalle umidi queste piante danno luogo a dense masse vegetali, intricate e impenetrabili. Ed è proprio tra le fresche ombre delle felci aquiline che nelle ore più calde della giornata ama celarsi uno degli ospiti faunistici più interessanti dell'isola, la bella vipera di Montecristo, dall'elegante livrea screziata di nero e di marrone. Sull'isola, più comune della vipera, è forse un altro serpente, l'agile e innocuo biacco. Quest'animale deve aver raggiunto Montecristo in epoche molto antiche, dalle più vicine masse continentali europee, dove è ancora oggi tra i rettili più diffusi.
Il grande e prolungato isolamento di cui ha goduto su Montecristo lo ha spinto a sviluppare una sottospecie endemica che prende il nome scientifico di Coluber viridiflavus crazeri. Ma l'animale più abbondante nelle zone umide è comunque il disco glosso sardo o rana tirrenica, relitto di antichissime faune terziarie. A primavera non è difficile osservarne i girini, numerosi sia nei torrenti che nelle acque stagnanti. Meno facile è invece osservare gli individui adulti, che ricordano nell'aspetto generale dei ranocchi dalle zampe lunghe e il muso appuntito. Il disco glosso sardo è l'unico anfibio presente sull'isola. Forma non endemica di Montecristo, mostra un areale di distribuzione piuttosto ristretto, limitato alla Sardegna, alla Corsica e a poche altre isole tirreniche. Per la sua posizione nel cuore del Mar Tirreno settentrionale, Montecristo si trova situata lungo una delle principali rotte percorse dagli uccelli migratori. Fra i tantissimi visitatori alati della primavera e dell'autunno, possiamo ricordare l'elegante gruccione dalla variopinta livrea, che preferisce sostare sulle cime degli alberi di Cala Maestra, oppure la tortora selvatica, che trova ricovero fra le chiome a ombrello dei pini. La coloratissima ufupa, che cerca gli invertebrati di cui si nutre, affondando il lungo becco ricurvo nei pochi lembi di terreno soffice lasciato libero dal granito. Se questi e altri aspetti dell'antica natura tirrenica si sono conservati fino ai nostri giorni su Montecristo, è altrettanto vero che le vicissitudini storiche e climatiche subite dall'isola ne hanno grandemente modificato il paesaggio originario. La vegetazione di Montecristo, oltre a presentarsi frammentaria e discontinua, rivela infatti un'evidente monotonia di specie, risultato del degrado ambientale in atto da secoli. L'associazione vegetale più frequente è attualmente la macchia aderica arborea, che talora supera i 3 metri d'altezza e forma popolamenti quasi impenetrabili che ogni tanto nascondono gallerie ombrose e insospettabili. Abbondantemente diffuso è anche il cisto marino, facile da riconoscere per le sue bianche corolle del diametro di 2 o 3 centimetri e per la sommità vischiosa della pianta. All'aroma che si sprigiona dalle sue foglie strette e lunghe, confuso con quello più dolce dell'elicriso, si deve il caratteristico profumo di Montecristo, spesso inebriante e percepibile anche dal mare. Molto abbondante è inoltre il rosmarino, dall'intensa fioritura azzurra. Una varietà d'euforbia, l'euforbia caracas, che dà vita a una bassa macchia insieme ad altre specie minori. Il maro abbonda in molte aree, pervase all'epoca della fioritura, da un odore intenso e sgradevole. Elemento caratteristico della macchia a cisto è l'ipocisto, una pianta parassita dai vivaci e carnosi fiori giallo-limone che cresce da aprile a giugno alla base dei cespugli, sulle radici del cisto marino.
la sparuta macchia mediterranea degradata che contende allo splendore sterile del granito gli scabrosi spazi isolani non rappresenta altro ormai che lo scheletro imbiancato dal sole di un paesaggio profondamente devitalizzato, quasi completamente spogliato dell'antica vegetazione che doveva invece esprimere aspetti sontuosi e lussureggianti. Agli occhi dei marinai greci e cartaginesi che incrociarono in stagioni remote a ridosso della tormentata costa isolana, il panorama di Montecristo dovette infatti mostrarsi dominato da una folta copertura vegetale, scura e sempre verde. Protagonista indiscusso di un simile scenario era il leccio, la forte quercia a foglia coriacea tipica dei climi subtropicali mediterranei, che con esemplari maestosi e secolari avvolgeva nelle ombre di un unico grande bosco la solitudine dello scoglio tirrenico. Di questo bosco, drasticamente saccheggiato dall'uomo fin dall'antichità, non sopravvivono attualmente che rade e sbiadite vestigia. Il leccio, infatti, è ancora presente nella zona del Collo dei Lecci, dove si concentrano meno di 200 esemplari in gran parte decrepiti e cadenti, o lungo i pendii di qualche remoto vallone, in cui è ancora possibile incontrarne alcuni individui isolati. Si tratta però esclusivamente di piante che non hanno più nessuna possibilità di rinnovamento spontaneo, sia per la grande anzianità di certi esemplari, sia a causa dell'intenso pascolo cui sono sottoposte dai numerosi animali erbivori che, divorando le ghiande e i germogli, impediscono la nascita di nuove piante. Se non verranno presto messe in pratica delle efficaci misure tutelative nei confronti degli ultimi lecci di Montecristo, anche questa specie sarà destinata ad aggiungersi prossimamente alla lista delle essenze vegetali già scomparse dal panorama isolano. Un'ipotesi piuttosto accreditata farebbe risalire al primo millennio avanti Cristo l'inizio dello sfruttamento massiccio delle foreste dell'isola da parte dell'uomo. Sembra infatti che gli Etruschi, una volta disboscata l'Elba e le isole vicine per disporre del legname necessario alle attività siderurgiche di cui erano maestri, si siano rivolti alle foreste di Montecristo, al tempo pressoché intatte. Fin dall'inizio dell'età del ferro, la storia isolana è costellata da ripetuti tentativi di colonizzazione e per quella del bronzo, l'isola fu praticamente disertata dall'uomo. Sembra infatti che oltre agli Etruschi, anche i Cartaginesi e i Focesi vi facessero delle sporadiche incursioni, usandola probabilmente come base per le proprie scorrerie navali nel Tirreno centro-settentrionale.
Ma le prime notizie più sicure sulla conoscenza di Montecristo da parte degli antichi ci provengono dal mondo ellenico. Si deve infatti ai Greci la sua più antica denominazione, Ocrasia, risalente al VII secolo a.C., e forse suggerita dalla colorazione giallastra che i liscioni di granito assumono in certe ore della giornata. Alcuni secoli più tardi, Plinio il Vecchio ne storpiò il nome in Oglasa, ma gli antichi romani indicavano più comunemente l'ambigua e pericolosa montagna che si innalzava ripida sul mare col nome di Mons Iovis, credendola la sede di una divinità potente e arcana. Tracce della frequentazione da parte dei romani delle coste isolane si trovano comunque ancora custodite nella profondità del mare, su fondali subacquei dove in seguito ad antichi naufragi si dispersero carichi opulenti e preziosi. Sono comunque scarsissime le testimonianze su Montecristo di una presenza umana continuativa anteriormente al V secolo d.C. È solo infatti con il mitico approdo di San Mamiliano che si ha notizia della più seria colonizzazione dell'isola tentata fino a quel momento. Palermo, perseguitato dalla furia di Genserico, re dei Vandali, vi giunse con alcuni seguaci intorno al 445 d.C. Secondo la tradizione, egli ne convertì al cristianesimo il territorio ancora soggetto all'idolatria pagana, sconfiggendo il terribile drago che sputava fuoco e si annidava sulla vetta più alta. Il nome dell'isola venne da allora mutato in Montecristo, a testimonianza dell'avvenuto insediamento del nuovo culto. Al di là delle leggende, comunque, sembra che alcuni anacoreti si siano realmente stabiliti sull'isola a partire dalla metà del V secolo. Ad essi si deve far risalire la primitiva destinazione al luogo di culto della cosiddetta Grotta del Santo, che si apre a circa 200 metri di quota sul precipite panorama della cala omonima. La si può raggiungere mediante un ardito passaggio che attraversa alcuni ripidi liscioni ed è stato anticamente ottenuto scavando nella dura roccia le impronte di un passo umano. Il luogo ha continuato ad attirare nei secoli la devozione della gente di mare, che ancora oggi è possibile vedere espressa nei semplici ex voto appesi sotto la volta del minuscolo santuario.
La grotta del Santo, col tempo, fu trasformata in cappella e la sua sistemazione definitiva può essere riferibile al XIV secolo, come mostra lo stile architettonico della sua volta. Nella parte più interna della grotta nasce una fresca sorgente cui i fedeli non hanno mai smesso di attribuire proprietà miracolose. Delle tante leggende in cui è avvolta questa terra di granito, racconta che chi beve l'acqua che sgorga nella grotta del Santo è destinato a fare ritorno sull'isola perlomeno una volta nella vita.